Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Finalmente oggi ci siamo. Dopo averne provate davvero tante di cover per Galaxy S8, sono riuscito a selezionare le migliori 10-11 cover. Ce n'è una che comunque devo mettere assolutamente, perché non potevo non metterla. E già vi dico, vi anticipo che a questa selezione mancano un paio di cover che purtroppo mi devono ancora arrivare. E sono la Ghost Tech, la Nautical e l'Atomic, che ancora deve essere prodotta, che sicuramente metto l'azienda, verrà prodotta, perché già c'è sul sito ma non è ancora stata messa in commercio, e la Urban Armor. Purtroppo sono due cover, la Urban Armor e quella della Nautical, che le ho ordinate e mi stanno arrivando. Anzi, la Ghost Tech comunque è stata prodotta anche recentemente, è stata messa in commercio una settimana e mezzo fa, perché io già l'avevo chiesta precedentemente, mentre l'Urban Armor c'è da aspettare un po', perché purtroppo l'azienda me l'ha mandata direttamente l'azienda e purtroppo è stata ferma per un po' di tempo alla Poste di Hong Kong, e quindi sono stato qualche problema per lei con le poste e non riesce ad arrivare. Comunque a breve si sbloccherà tutto e mi riuscirà ad arrivare. Comunque vi volevo avvisare che quelle due cover mancavano, ma sicuramente rientreranno fra le migliori cover, anche quelle rugged, fra quelle che poi farò prossimamente, perché sono due cover che ne vale veramente la pena e sono di ottima qualità, ve lo posso dire perché già ho testato le precedenti modelli per S7 Edge. Comunque ragazzi, come vi dicevo, dopo averne provate tante sono riuscito a filtrare un po', a fare un filtro, a selezionare le 10 migliori cover. So che su internet si trovano le top 5, le top 8, beh, però non tutti hanno provato, fatto caso tutte le cover che ci sono per questo terminale. Io posso dire che ne ho provate davvero tante adesso di cover di diverse aziende, infatti sono tutte di aziende miste, non è un'unica azienda questa qui. Tutte le altre recensioni, poi tutte le altre cover che ho a disposizione e che ho disponibili, le potete vedere sul canale, sui precedenti video. Adesso seleziono le 10 migliori cover. Sono miste, sono rugged, sono slim, hanno il portacarte, quindi sono un po' di tutti i generi, per tutti i gusti. Spero che vi piacciono anche voi, spero che ho fatto una buona scelta, e comunque continuate a seguire il canale, perché dopo di queste cover per S8 faremo le migliori cover rugged e le migliori cover, che dato che mi è stato chiesto diverse volte, wallet, quindi con un portafoglio, sia quelle con portatessere sia quelle a libricino. Quindi continuate a seguire, perché ce ne sono ancora diverse di recensioni da fare. Comunque per adesso andiamo a vedere quali sono le migliori cover Galaxy S8. Allora, eccoci qua ragazzi, partiamo subito con una serie di cover, con le prime cover, perché non mi vorrei dilungare tanto, ma ve le vorrei far vedere tutte, e ne sono una decina, quindi speriamo di riuscire a stringere un po' i tempi. Ve lo dico perché sono stato un po' rimproverato da alcuni utenti per le recensioni alcune volte un po' lunghe, ma vi vorrei spiegare che lo faccio, alcune volte mi dilungo tanto perché voglio farvi vedere nei particolari tutti i prodotti. Voglio che l'utente, una volta visto il video, abbia un'idea molto più chiara del prodotto, se acquistarlo o meno, e delle sue caratteristiche, perché delle volte quando si fanno i video un po' troppo riassuntivi, sì, ok, si fa vedere il prodotto in modo abbastanza veloce, un po' flash, ma a fine del video gli utenti rimangono un po' con gli stessi dubbi di prima, e quindi passano un altro video e alla fine non si conclude quasi niente. Quindi io ci tengo a mostrare tutti i prodotti nel particolare, in modo tale da aiutare un po' gli utenti nella scelta dell'acquisto, e comunque a farli conoscere nel particolare tutte le caratteristiche, sia fisiche, quindi per le cover, e sia software e hardware per quanto riguarda i telefoni. Comunque, detto questo qua, partiamo subito con la prima cover. Quest'anno abbiamo una cover che mi è piaciuta particolarmente, si tratta della Spigen Rugged Armor Extra. È una di quelle cover che quest'anno può rientrare fra le cover rugged e le cover slim anche. Devo dire, mi è piaciuta particolarmente, non ho acquistato quest'anno la Rugged Armor normale, perché comunque è sempre la solita, l'ho acquistata già degli altri anni, non cambia la linea, è bella, ok, molto bella, molto maneggevole, il TPU dietro è bellissimo al tatto, però sta di fatto che ormai ce ne sono parecchie di questo genere, e oltretutto mi ha un po' stufato anche la banda sopra in stile carbonio. Secondo me era un po' da aggiornare, da cambiare. Fatto sta che quest'anno ho comprato questa qui e ne sono rimasto altamente soddisfatto, ragazzi. Allora, prima di tutto perché ha dei bordi resistentissimi, vedete come ci sono dei cuscinetti, dei bordi resistenti per ammortizzare gli urti, sono tutti rinforzati, tutti e quattro gli angoli, molto molto bella rispetto alla Rugged Armor normale. Il retro, non abbiamo quel tipo di TPU molto molto bello al tatto liscio, ma abbiamo leggermente ruvido, e soprattutto questa parte, che è ancora più ruvida, ci permette, ci aiuta
aggiunta ci favorisce il grip e quindi il tenerlo con una mano. Già comunque il telefono si tiene bene, con una cover del genere vi assicuro che non avrete problemi. Mi è piaciuto particolarmente perché riesce a resistere bene agli urti, è morbida, si piega ed è molto molto leggera, molto molto sottile, infatti non va a dispessire per niente il telefono. Poi si tiene molto bene in mano, vedete come non va ad allargare i bordi né superiori né inferiori e neanche laterali, scusate. Molto buono perché abbiamo comunque rialzo per il display, quindi lo possiamo mettere a faccia in giù senza alcun tipo di problema. E mi è piaciuto particolarmente, ecco vi ripeto, per la texture posteriore, molto molto bella. Si tiene molto bene in mano, i tasti funzionano benissimo. Abbiamo il tasto Bixby perfino con la righettatura laterale, ve lo faccio vedere qui, ma questo io già ve l'ho fatto vedere precedentemente, quindi mi è piaciuta davvero tanto. Una di quelle cover che uso parecchio, uso spesso perché non ispessisce il telefono e poi si tiene bene, bella in mano e comunque è resistente. Questa qui ve la consiglio a tutti coloro che cercano una cover resistente ma sottile e soprattutto a un buon prezzo. Infatti parliamo di 8,99€, 9 euro circa, comunque mi sembra all'incirca sotto i 10 euro, intorno ai 10 euro, quindi davvero molto molto contenuto e vi devo dire è di ottima qualità. Mi è piaciuto davvero tanto quest'anno questa Rugged Armor Extra, molto di più della Rugged Armor normale che ormai siamo abituati a vedere. Poi molto bella anche all'interno, classica texture della Spigen con questo tipo di ragnatela che permette di assorbire gli urti con questo suo di più, molto molto bello e sicuramente di alta qualità. Comunque questa qui la mettiamo qui, è la prima, passiamo alla prossima. La prossima, passiamo sempre con le cover slim, questa qui si tratta della Sub Case. La Sub Case che ha prodotto quest'anno, questa cover è trasparente, come ben sapete, come molti di voi sapranno, chi mi segue, non amo le cover trasparenti per il semplice fatto che vedete come si vanno a sporcare velocemente, ma veramente tanto velocemente. Ma devo dire, quest'anno ne ho selezionate due di quelle trasparenti perché mi sono piaciute davvero tanto. Una è questa e vi posso dire che trattiene non tanto le ditate, sì ok, si vanno a vedere durante la giornata, si possono vedere, io vi pulisco anche il telefono dietro, onde evitare che poi si vedano le ditate del telefono, perché per farvi rendere conto poi come sta. Questa qui già l'avevo fatta vedere nelle cover della Sub Case e della iBlason. Comunque è molto molto bella. Sì, ok, trattiene un po' le ditate, però mi piace parecchio perché, prima di tutto per il grip che offre, per il touch and feel, molto molto bello questo bordo in TPU opaco, liscio, molto molto bello. Bellissimi pulsanti a filo, non abbiamo i pulsanti che sporgono, è l'unica cover che ce l'ha. Mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto molto molto comodi. Sappiamo quando arriviamo al pulsante perché sono erighettato, sia questo che questo qui di Bixby, quindi davvero molto bello. Guardate anche il design come è molto molto pulito. Mi sono piaciuti il tasto volume perché si vedono bene, si vedono e si sentono bene. Poi oltretutto molto molto bella anche la cornice dietro grigia, con il nero si sposa benissimo. Devo dire una cover che mi è piaciuta davvero tanto. Abbiamo la protezione per lo schermo davanti in superiormente e inferiormente, quindi senza alcun problema possiamo mettere il telefono con il display verso il basso, a faccia in giù, e non avremo alcun tipo di problema. Quindi una cover che poi oltretutto è sottile, non flette, certo non è resistente agli urti come non ha lo stesso tipo di cuscinetti come ha la Spigen, però devo dire è una cover che consiglio perché per coloro che gli piace mostrare il telefono dietro il Samsung, visto che è nero abbiamo il vetro, e gli piacciono le cover trasparenti, è una di quelle che consiglio. Oltretutto guardate quanto è bella che il bordino davanti che a malapena si vede, quindi molto molto bella, mi è piaciuta davvero questa Sub Case. Poi sotto, qui sotto ragazzi, chiaramente trovate i link con i vari nomi e i vari prezzi e i link per l'acquisto diretto. Quella lì, se non mi ricordo, si chiama UB Style, però alcune volte non mi ricordo i nomi di tutte, ve lo dico prima, ma li potete trovare poi qui sotto. Altra cover che è la seconda del gruppo dell'otto, ma sono le uniche due trasparenti, l'altra è la Poetic. La Poetic, devo dire ragazzi, mi ha stupito. Io l'ho provata diverso tempo fa per un altro telefono, ma non l'ho provato a fondo poi, perché come vi dicevo non sono un amante di quelle trasparenti, ma vi devo dire questa cover mi ha sorpreso positivamente. Infatti l'ho inserita all'interno delle migliori cover perché, anche se è trasparente, ma trattiene ancora di meno le ditate. Non so che tipo di materiale, che tipo di plastica o che tipo di finitura hanno utilizzato, che tipo di lavorazione, ma non riesce a non trattenere le ditate, le impronte. È una cosa che apprezzo tantissimo, molto di meno della Sub Case, si comporta molto molto meglio. Poi oltretutto è molto molto bella, vedete come sul nero non ha cornici grigio corate, anche se
sequoie lì sono bellissime, ma nero su nero è davvero molto molto bello. Guardate anche le cornici queste qui, che poi oltretutto sono quelle che poggiano a terra e permettono di non far graffiare la parte in plastica. Chiaramente se avete un tavolo liscio va bene, se avete un tavolo con delle piccole scanalature, il tavolo che non è del tutto liscio, chiaramente qui il bordo è davvero minimo, quindi si potrebbe andare a graffiare. Però è una cover che mi è piaciuta parecchio, soprattutto non ingrandisce il telefono, non lo ispessisce assolutamente, rispetto a quelle lì agli angoli molto più protetti, con un tipo di protezione molto più robusta. Vedete come sono tutti e quattro gli angoli, hanno questi angoli in TPU, molto molto bello. Fuori sulla parte inferiore si comportano molto bene, qui è abbastanza grande e poi soprattutto fornisce un ottimo grip. Mi sono piaciute queste barre laterali che forniscono il grip e non fanno assolutamente scivolare il terminale, o tutto essendo tutta in plastica dietro si va a tenere benissimo in mano. Quindi una cover che devo dire promuovo a pieni voti e mi è piaciuta davvero tanto. Passiamo alla prossima, così non perdiamo tanto tempo. Allora, le prossime dell'8 vi faccio vedere queste qui con il portacarte. Ne ho selezionate un paio, due o tre con il portacarte, perché devo dire mi sono piaciute davvero tanto nell'utilizzo. La prima è la Spigen. Prima di tutto la colorazione di questa qui mi è piaciuta particolarmente. Gli altri anni non la facevano nera e mi ero sempre chiesto il perché non la facessero nera. È una colorazione bellissima, soprattutto oltretutto la Spigen rispetto ad altre ha dei bordi molto molto fini e non ispessisce tanto il terminale. Chiaramente non avrete la stessa sottigliezza, lo stesso spessore delle cover, queste qui vi ho fatto vedere adesso, chiaramente va a ispessire un po' il terminale, però non tanto se considerate che all'interno avete un porta tessere, porta carte, quindi davvero molto molto comodo. In questa qui entrano fino a due tessere, due carte di credito e uno o due bigliettini da visita, a seconda di che spessore avete. Io ci metto solitamente solo i bigliettini da visita, ce ne metto 5-6 all'incirca, quindi davvero un ottimo spazio. Poi comodissima, si tiene bene in mano, bordi resistenti tutto intorno, sistema che funziona egregiamente, quello lo slide, non si incastra mai, molto molto meglio di quella precedente dell'S7 Edge. Fuori sotto che funzionano alla perfezione, sono grandi abbastanza, sufficientemente da far entrare qualsiasi penna USB, certo non proprio tutte, però molto bella anche la cornice qui in TPU che ci permette di andare a tenere meglio in mano il telefono e fornisce un migliore grip. Quindi davvero molto molto bella. Chiaramente questa qui vedete come trattiene un po' le ditate, un po' le impronte, l'effetto lucido non aiuta, però si tiene molto bene in mano e soprattutto ha la comodità di avere il portatessere, che per me delle volte non apprezzo, perché se non porto il portapigliettini a visita riesco a portare questa qui senza alcun problema. E poi vedete come non ispessisce il telefono davanti, quindi un'ottima cover. Questa qui è la Spigen Armor CS. Passiamo alla prossima invece, che è un'altra porta bigliettini, ma devo dire questa qui mi ha sorpreso particolarmente perché non esisteva per i terminali precedenti. Parlo della Damda Folder, c'è anche la Damda Glide, ma non l'ho messa perché comunque sono simili, è uguale alla Spigen e vi posso dire potete andare tranquilli anche sulla Damda Glide, sotto poi trovate comunque il link in descrizione. In pratica la Damda Glide è la stessa della Spigen ma di questa colorazione. Quella che mi ha stupito invece particolarmente, anche se sicuramente ispessisce di più il terminale, sicuramente non lo rende fra i più fini, però questa Damda Folder per lo spazio che ha, devo dire ragazzi, ha uno spazio enorme, guardate quanti bigliettini io riesco a mettere, si riescono a mettere fino a 4 carte di credito più una serie di bigliettini, un paio di bigliettini. Vi ripeto che questo qui, ve lo accenno anche qui, lo ripeto, che vi ricordo più che altro, questo qui è un difetto di fabbrica che ho solo io su questa cover, non esce così la cover, non vi arriverà così, è un modello raro che purtroppo mi è capitato a me, l'azienda me la voleva anche rimandare, già l'avevo detto nella recensione precedente, ma mi pare giusto ridirlo anche qui per rispetto dell'azienda. Ma comunque non fa niente, non me la sono fatta mandare, ma vi ricordo che non è questo qui, la cover che prendete normalmente non ha questo puntino bianco, ma bensì ha il logo al suo interno. Questo qui è una delle poche cover uscite con un difetto di fabbrica, a me non interessava, quindi la tengo così, mi va bene lo stesso. Comunque ve la faccio vedere messa, molto bella perché non solo resistente agli urti questa cover, chiaramente ispessisce un po' il telefono, però devo dire non apprezzo portare con sé tante di quelle carte, le carte che volete, e bigliettini da visita, e soprattutto questa qui con la sua altezza funziona anche come portasoldi, non solo per gli spicci ma anche per i contanti. Quindi una cover che mi è piaciuta particolarmente, e quando sono in giro, vado in giro per le città anche, adesso in vista per esempio delle vacanze,
È una cover che sicuramente porterò con me in viaggio perché devo dire è comodissima, molto molto bella. Poi è rifinita molto bene e lo sportellino non flette, non si apre neanche quando facciamo questo movimento, ha un bellissimo tipo di scatto e si apre poi particolarmente, molto molto facilmente, particolarmente bene. Mi è piaciuto molto di più rispetto a quelle slide perché si apre con più facilità ed è anche un po' più semplice tirare fuori le carte. Quindi un'ottima, ottima, ottima cover da parte della VRS Design. Questa qui parliamo della Damda Folder. Allora, passiamo alla prossima, però adesso, così senza perdere tempo. L'altra è la terza con il portabigliettini porta tessere. La terza è la Sheldon. Questa qui è l'ultima arrivata dell'otto, l'ho recensita proprio qualche giorno fa e vi devo dire mi è piaciuta particolarmente. Questa qui, insieme a quelle trasparenti, sono quelle cover di cui io non vado letteralmente pazzo. A me piacciono le cover un po' più grandi, un po' più resistenti, o quelle slim o quelle rugged. Ma vi devo dire, quest'anno questa Sheldon mi ha stupito particolarmente per la qualità, soprattutto perché non ha la linguetta che io odio particolarmente, che non sappiamo mai dove metterla quando andiamo a girare così all'indietro la parte, la patta davanti. Poi abbiamo un portasoldi davvero molto spazioso, ben fatto, guardate anche che bella la finitura interna, molto molto ben fatta anche la parte della plastica, l'ho detto anche nella recensione della cover. Si tratta di una delle poche cover che ha una plastica di buona qualità, di ottima qualità, non è rivestita in pelle ma mi è piaciuta particolarmente, è ruvida e si sente anche al tatto che è molto molto buona. Poi mi è piaciuto particolarmente anche questo tipo di pelle che hanno utilizzato, non è martellata, non è invecchiata, ma guardate quanto è elegante, molto molto bella, soprattutto anche la confezione di vendita, devo dire, sembra quasi un portafoglio di classe, un portafoglio diciamo di alta qualità. Oltretutto abbiamo la possibilità, è una fra le poche, di avere il kickstand in questa maniera per mettere il telefono in landscape, quindi molto molto bella. Poi è molto elegante, molto signorile, molto comoda per le carte di credito e per i biglietti. Poi qui potete mettere, se non volete mettere i soldi, potete mettere altri documenti, se siete in viaggio, o altri porta schede, qualsiasi cosa, quindi molto molto comoda. Poi si tiene molto bene in mano e non ispessisce neanche tanto, una volta che la utilizzate per qualche giorno questo qui si comincia a sottigliare questa parte e quindi non vi dà alcun tipo di problema. Molto molto bella, complimenti alla Sheldon comunque. Altra cover, passiamo alla prossima, abbiamo finito le cover slim e le cover wallet tra virgolette, passiamo a quelle un po' più solide e un po' più spesse. La prossima è l'Eye Pro Shield della VRS Design. Questa volta ho voluto mettere questa cover e non la Neo Hybrid della Spigen per un semplice fatto. Il feel che riporta la Shield, questa qui, la Eye Pro Shield, è molto più bello di quest'anno della Spigen. Mi piace molto di più, soprattutto per questi bordi che non sono tutti in plastica. Infatti sulla Neo Hybrid abbiamo dei bordi molto più sottili qua, ma leggermente in plastica. A me non danno, non mi è piaciuta, ma non particolarmente quest'anno la Neo Hybrid. Soprattutto è bella per la colorazione nera, ok, lucida, ma quest'anno la VRS Design si è superata per questo tipo di TPU, mi sembra anche l'anno scorso lo faceva, ma è molto molto bello con questo frame argentato e soprattutto con questo TPU che va a riprendere anche il bordo superiore, e questo TPU ci fornisce una ergonomia maggiore, è molto bello tenere in mano, sembra anche quasi morbida quando andiamo a tastare in questo modo, a prendere o a schiacciare il telefono. Mi è piaciuto davvero tanto, i tasti si spingono veramente bene. La cover è sottile, i tasti qui da un lato benissimo, peccato solo che Bixby non ha un righettato per distinguersi dal bilanciere del volume. Unica cosa che non è resistente come tante altre cover, comunque i bordi sì, ok, sono chiaramente un po' bombati, un po' resistenti, hanno un minimo assorbimento degli urti, però comunque va a sbattere qui sulla plastica se dovesse cadere, e comunque la plastica non riesce a trasmettere o assorbire e comunque a disperdere l'urto come il TPU classico. Però devo dire una bellissima cover, mi è piaciuta tanto al tatto, è sottile e poi è bella, molto molto elegante, guardate quanto è bella. Anche queste rifiniture qui di plastica lucida, il brand dell'azienda, vedete, nero lucido su nero, veramente un ottimo lavoro la VRS Design quest'anno, ha fatto delle cover davvero molto molto belle, complimenti comunque. Passiamo alla prossima senza perdere tanto tempo. Parlando sempre di VRS Design, non posso non accennare, non potevo non mettere l'Hard Drop. Inizialmente questa cover mi era piaciuta, ma non tanto, perché non l'avevo ben provata ancora, non l'avevo provata approfonditamente, e purtroppo c'ero rimasto un po' male perché credevo che fosse nera la cover. Infatti sul sito, sull'annuncio di Amazon c'è scritto che è nera, ma mi è arrivata dello stesso colore, lo stesso colore che poi la troviamo sulla Damda Folder, Damda Glide e anche l'Hard Drop dell'altra
della stessa serie, e la troviamo anche sulla TerraGuard. La TerraGuard non l'ho messa perché mi è piaciuta, ma non mi è piaciuto tanto particolarmente il retro. Comunque altra cover, bella cover e comunque funzionalissima. Io devo fare un filtro e ho scelto le migliori 10 per me, ma anche a livello di design, poi ognuno ha i propri gusti. Molto bella, dicevo, questa qui perché? Perché nell'utilizzo è resistente, ha dei bordi davvero ben fatti, sentite anche come attutisce benissimo l'urto. E poi è molto semplice ed è bellissima da tenere in mano. È fra le cover più compatte dell'otto, a parte queste tre slim. È una cover che, devo dire, fornisce una grande resistenza, molto molto bella, molto compatta. Anche questo stacco, guardate quanto è bello questo bordo in TPU resistente, in modo tale che se cade così il telefono non va a spaccare la plastica posteriore. Chiaramente si tratta di due layer, ma non li possiamo staccare. Infatti abbiamo il layer in plastica e quello in TPU dentro. I tasti si spingono davvero molto bene ed è una fra le cover più compatte, ma resistenti anche sulla cornice perimetrale, davvero molto molto sottile e fatta davvero molto molto bene. Mi è piaciuta particolarmente questa hard drop, non tanto quella rigata perché abbiamo la versione righettata, ma questa qui molto molto di più perché ha i fori molto grandi, guardate quanto sono spaziosi i fori, soprattutto io faccio caso a quello della porta USB Type-C, perché è l'unico dove poi andiamo a infilare le porte, le micro USB o comunque altri tipi di attacchi. Sappiamo che comunque il jack entra tranquillamente, qualsiasi tipo di jack da 3,5, ma devo dire questa qui è un'ottima ottima cover. Chiaramente anche delle altre, a parte la Sheldon, abbiamo tutti i bordi rialzati in modo da poter mettere il telefono a faccia in giù senza alcun tipo di problema. Quindi un'ottima cover da parte della VRS Design. Passiamo alla prossima senza dilungarci tanto e vi voglio far vedere, ce ne sono rimaste qualcuna. Allora passiamo a quella dell'iBlason. L'iBlason, devo dire, dell'iBlason me ne sono piaciute tante, ma quella che mi è piaciuta di più è stata questa qui, la Transformer. Devo dire, è una cover di quelle che mi è piaciuta particolarmente per la linea rugged, per come sta in mano. Sembra una cover molto spessa, allora prima di tutto è leggermente morbida, non è del tutto morbida, ma abbiamo questa plastica che irrigidisce tutto il corpo, ma quando lo andiamo a mettere sul telefono, devo dire, è una cover molto molto sottile. Non sembra al primo impatto una cover così sottile, sembra molto più spessa, molto più non tanto compatta ma quanto pesante. Invece devo dire sta benissimo al telefono. Oltretutto abbiamo questo TPU intorno, non solo resistente e molto molto protettivo, è stato davvero ben fatto questo TPU intorno. Abbiamo tutti i bordi rinforzati, molto rinforzati, sentite? È una delle cover che secondo me resiste meglio nell'otto agli urti, è davvero ben fatta. E poi mi ha sorpreso e mi è stato davvero molto utile questo kickstand. Rispetto a tante altre cover che hanno il kickstand che è rimovibile, è l'unico che rimane ben fisso. Vedete come non si muove, si va a incastrare e noi lo possiamo mettere in qualsiasi modo. Lo possiamo andare a spostare, il kickstand rimane sempre ben fisso. Quindi mi è piaciuta particolarmente. Poi oltretutto a me piacciono le cover rugged e devo dire questa qui mi è piaciuta anche lo stile, la linea. Questo mix tra plastica, elementi in finto carbonio e il TPU però intorno e la cornice intorno in TPU che favorisce tantissimo il grip e soprattutto non va ad allargare i bordi laterali e superiori e inferiori del telefono, quindi non lo va neanche tanto a inspessire. Molto molto bella, chiaramente bordi razzati avanti e dietro, questa qui è chiaro che ce l'avevo io. Quest'anno forse ho scelto delle cover che sono per la maggior parte molto sottili, anche se sono decisamente rugged o comunque molto resistenti, ma devo dire nella maggior parte dei casi sono abbastanza sottili e non ispessiscono tanto il telefono. Passiamo all'altra della Spigen, sempre con il kickstand invece. Io ho fatto quest'anno una selezione un po' tra quelle portafoglio slim, quelle kickstand, quelle non. La prossima è la Spigen, questa qui è stata una delle mie preferite da sempre, la Tog Armor. La Tog Armor Slim nella colorazione nera mi è piaciuta particolarmente rispetto alle altre. E mi è piaciuta anche quella per l'S7 Edge. Ok, trattiene un po' le dita, vedete come, se avete un po' le dita leggermente o grasso sudate, vedete come le trattiene subito, però la nera ha un pregio, che è gommata la parte, è bellissima al tatto, rispetto a tante altre cover, questa qui mi è piaciuta sempre, mi è piaciuta al tatto, mi piace come si tiene in mano, è davvero molto molto ben fatta, solida, resistente agli urti. Il kickstand, ok, qui si richiude, questo qui ve lo dicevo prima, facevo riferimento proprio a questa qui di Raspigen, vedete come va un po' oscillando. Secondo me sarebbe stato l'ideale se questo kickstand si fosse fermato, avesse avuto uno piccolo scatto da potersi fermare qui e poter tenere il telefono in questa maniera. Comunque molto bello, mi è piaciuta particolarmente questa cover rispetto anche a quella dell'anno scorso per il kickstand che l'hanno integrato nero su nero. Devo dire un piccolo tocco di design che ha reso questa cover ancora più bella e ancora più interessante. Molto molto bella da tenere in mano, tasti che si spingono benissimo, tasto Bixby, vedete come è fatto, mi è piaciuto tantissimo, che dà un senso anche più di rugged
iPad, ma soprattutto lo si sente subito al tatto, quando lo andiamo a cercare lo prendiamo subito, molto belli i tasti, che oltretutto sono piatti, vedete come il filo, il taglio è piatto del tasto, non è ovale o comunque un po' bombato come questi altri. Quindi mi è piaciuto particolarmente. Bordi inferiori e superiori davvero molto molto resistenti, una fra le più resistenti, sentite anche l'urto. Devo dire che fra questa e questa qui di Lab Blason sono fra le più resistenti. Poi abbiamo l'ultima, che devo dire anche quella lì non scherza quanto a resistenza, ma adesso ve la faccio vedere. Molto molto bella anche la finitura interna, lucida sul lucido, quindi se avete un S8 lucido, devo dire è una gran bella cover, molto molto bella, questa qui ve la consiglio decisamente. Oltretutto poi siamo su un prezzo davvero molto abbordabile, qui ci aggiriamo intorno quasi tutte, a parte la Sheldon che costa un 29 euro mi sembra, ma i prezzi si oscillano tutti tra le 10,8,99 fino ai 15 euro della Doc Armor. Un prezzo che supera un po' i 20 euro invece è l'altra cover, che è una fra le più esistenti e sapete che io la preferisco da diversi anni. Parlo della Unicorn Beetle Pro, quest'anno ce l'ho in due diverse colorazioni, l'azienda è stata talmente tanto gentile, è stata davvero molto gentile a mandarmi anche la colorazione bianca e grigia. Devo dire, non l'ho mai presa perché negli ultimi tempi avevo tutti i terminali neri e pensavo che non stesse bene sul terminale nero, invece mi è piaciuta tantissimo. Io in questo periodo la uso davvero davvero tanto. Poi è una di quelle cover che si tiene bene in mano, sono resistenti entrambi. Vi apro questa qui grigia, vai, bianca, che tanto penso che ce la lascerò per quest'oggi. Allora, da aprire non è tanto semplice, avete qui una piccola fessura nell'angolo sinistro e destro, ma già ve l'ho fatto vedere nella recensione. Mi è piaciuta particolarmente questa qui perché è una di quelle cover, un ottimo rapporto qualità-prezzo, eppure abbiamo un'ottima protezione dello schermo anteriore, chiaramente non è dotato di vetro, ma nella confezione esce anche un vetro protettivo apposito, se volete avete un pacchetto a 24 euro con la cover e lo screen protector. Scusate, uno screen protector che devo dire è molto molto buono, però purtroppo non l'ho più utilizzato perché è stato pensato appositamente per questa cover e quindi fa finire lo screen protector qui dove inizia la cover. Quindi sul vostro S8, quando andrete a togliere questa cover, vi troverete la protezione dello schermo, lo screen protector che vi va a finire qui e non qui giù. È un po' brutta da vedere, per questo motivo l'ho tolta, però se avete intenzione di portare sempre con voi questa cover, beh allora vi consiglio l'acquisto del pacchetto con lo screen protector, perché è davvero fatto molto molto bene lo screen protector e oltretutto si vede bene sotto la luce del sole, è molto bello. Guarda, diciamo a parità di qualità è quanto a questo qui che ancora porto della SAP Case, che mi ce l'ho benissimo perché poi è adatto un po' a tutte le cover. Comunque poi per questo vetro potete vedere la recensione precedente. Comunque dicevo, ha un buon rapporto qualità-prezzo, perché comunque abbiamo la parte davanti che si protegge diciamo lo schermo, per quanto possa proteggere comunque questa zona qui, ma abbiamo la caratteristica che mantiene ben fisso il telefono al suo interno, è davvero molto compatta, ma allo stesso tempo sì, ok, ingrandisce, ispessisce un po' i bordi superiori e inferiori, ma vedete come lo scalino sia molto più alto delle altre, quindi abbiamo molto più spazio qui sotto, soprattutto nella parte inferiore che si alza un po' di più. Poi è molto molto bella, il retro è davvero ben protetto, totalmente in plastica rigida, molto più rigida di tutte queste altre, infatti vi faccio vedere come oltretutto con questo bordo è difficile anche da andare a piegare, oltre che questa qui sia una parte in plastica, ma mi è piaciuto particolarmente, molto bello anche i bordi laterali, il brand dell'azienda qui da un lato e la righettatura per favorire il grip. I sei piedini che ci permettono di andare, quando poggiamo il telefono, di non far toccare sempre la parte in plastica, così non si rovina e comunque assorbono anche gli urti. È molto molto buona anche il fatto che è l'unica del lotto che ce l'ha, la possibilità di andare a coprire le porte USB e il jack da 3,5. Devo dire, questa cosa è una cosa che considero davvero tanto, io l'ho trovata solo su alcune cover, mi sembra che la faccia anche qualche altra azienda, fra cui la Otterbox, però abbiamo una differenza davvero alta di prezzo. Parliamo della Otterbox Defender, che quest'anno per l'S8 non ha neanche il proteggischermo, quindi parliamo di una Unicorn, la stessa modello ma con il retro in gomma, chiaramente lì ok abbiamo un'anima dentro all'interno dove è incastrato il telefono in metallo e poi abbiamo la parte in gomma, però vi devo dire è quasi la stessa soluzione e oltretutto è l'unica ad avere la protezione per i fori, ma costa ben 50 euro, questa qui siamo su un prezzo di 20 euro senza screen protector, di 24 con lo screen protector, quando la trovate in offerta anche a 18-19 euro.
0. Quindi una cover che, per concludere, mi è piaciuta davvero davvero tanto e la continuo a preferire a tante altre. Comunque, a parte questa qui, io queste qui per me sono quest'anno le migliori cover per S8. Sono miste, sono tante, sono diverse tra di loro, hanno diversi prezzi, diversi materiali e diversi spessori, però secondo me sono fra le migliori. Vi ripeto, mancano l'appello, la Ghost Tech e la Urban Armor, ma la Urban Armor so già che rientra fra le migliori cover perché comunque è di alta qualità, e stessa cosa vale per la Ghost Tech perché mi sono trovato benissimo con quelle due cover. Comunque appena arriveranno poi vi farò la recensione a parte. Continuate a seguirmi ragazzi, perché oltre a questo farò una video recensione dedicata alle migliori cover rugged, dato che mi è stato chiesto, perché ci sono tanti utenti che come me sono un po' i fan delle cover rugged, e quindi vi farò un filtro anche per quelle cover, ma sicuramente poi mi dovranno arrivare qualche altra cover rugged, quindi non saranno solo queste, e poi farò una recensione a parte fra le migliori cover wallet e portafoglio che ci sono in commercio per S8, perché mi è stato chiesto anche questa qui come recensione, e quindi dato che ne ho un po' già di cover portafoglio, me ne sto facendo arrivare delle altre, e così vi farò un filtro e vi darò, tanto per farvi avere un'idea di quali cover siano più o meno buone con il portacarte o il portasoldi. Comunque ragazzi, come al solito, per qualsiasi altra domanda, informazione, commenti vari, qui sotto scrivetelo, io rispondo sempre appena posso, chiaramente. Scusatemi se delle volte non rispondo proprio subito, ma non vedo i messaggi, oppure comunque mi si accavallano le notifiche e le vado e mi vanno un po' a scivolare sotto. Comunque, qualsiasi altra volta che chiedete, qualsiasi informazione sulla cover, sui prezzi, sono a vostra disposizione. Grazie ancora ragazzi, se vi è piaciuto il video metteteci un bel like, mi fa sempre molto piacere. Scusatemi se mi sono dilungato un pochino, ma come vedete le cover erano diverse, erano tante, e volevo far vedere un po' più nel particolare e anche darvi una mia opinione. Grazie ancora ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete se vi è piaciuto il video, condividetelo con gli altri amici, così allarghiamo questo canale, lo allarghiamo insieme e continuiamo a recensire tutti i prodotti, di tutti i gadget per telefoni e dispositivi mobile e quant'altro. Comunque un grazie di cuore a tutti ragazzi, da Times Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti.